vittoriale è pieno di oggetti di D'Annunzio che non sono visibili e sono proprio gli oggetti più intimi, più personali, che probabilmente interessano di più al visitatore. E che D'Annunzio avrebbe voluto fossero visti, perché il vittoriale è fatto per mostrare la sua vita, l'intera sua esistenza, anche quella più quotidiana. Quindi nei cassetti, negli armadi, noi abbiamo vestiti centinaia, vestaglie centinaia, 300 paia fra scarpe stivali perfettamente conservati. Poi, per non dire della cancelleria, dell'argenteria. È ancora vivo questo posto? Era come l'ha lasciato D'Annunzio? D'Annunzio è morto il 1 marzo del 38 e tutto si è pietrificato come era allora. Naturalmente però il vittoriale è vivo, è un organismo che respira, quindi può creare nuove situazioni, nuove realizzazioni espositive come questo nuovo museo che si chiamerà D'Annunzio Segreto, che spero di inaugurare in giugno e di cui vi mostrerò qualche anticipazione e che esporrà tutto quello che non si è potuto vedere fin oggi. Per esempio la famosa vestaglia con il buco, cioè D'Annunzio da vecchio si vergognava del proprio corpo ma non rinunciava affatto alla sua prorompente sessualità che durò fino al giorno della morte a 75 anni, per cui si fece fare una serie di elegantissime vestaglie di seta bianca con un grande foro all'altezza giusta in modo da poter essere fruibile e fruire senza doversi spogliare. D'Annunzio Segreto mostrerà delle curiosità anche dal punto di vista erotico, che è quello che più incuriosisce, appunto, perché più segreto di quello in genere non c'è niente. Qui nella galleria dell'auditorium abbiamo installato una mostra che diventerà permanente, che si chiama Omaggio a D'Annunzio. Si tratta di opere di artisti contemporanei che si sono ispirati in qualche modo a D'Annunzio, o direttamente o indirettamente. Per esempio De Chirico, con i bozzetti di un'opera di D'Annunzio, un'opera teatrale, e decine di altre opere, totale 50 opere circa, che si accresceranno continuamente perché gli artisti stanno facendo gara per realizzare opere ispirate a D'Annunzio. Io credo che questa passione
che ho scoperto negli artisti contemporanei verso D'Annunzio derivi dal fatto che loro sanno che D'Annunzio è uno dei creatori della bellezza moderna, è un amante delle arti, è un anticipatore, al contrario di quello che si crede, che ha annunciato molto di quello che sarebbe avvenuto dopo. Catch.